Ecco il molo commerciale di Lampedusa, come vedete sono qui i 200 minori migranti non accompagnati che andranno su questa nave, partiranno e saranno diretti a Porto Empedocle. Come ci ha riferito la prefettura di Agrigento, poi andranno a Crotone, lì che verranno distribuiti. E poi sempre la prefettura ci rende noto che è in continuo contatto con il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione per garantire proprio questi trasferimenti. In questi giorni abbiamo raccontato di un hotspot con centinaia di ragazzini tra i 14, i 16, anche 17 anni che sono soli, senza genitori, senza nessuno, hanno affrontato una traversata pericolosissima, si trovavano all'interno dell'hotspot, alcuni di loro sono ancora lì all'interno e hanno chiesto dei tempi rispetto ai loro trasferimenti, ci sono state anche delle rivolte, delle ribellioni, proprio perché sappiamo anche quali sono le condizioni dell'hotspot di Lampedusa. Ma abbiamo qui con noi un ospite, appunto Flavio Di Giacomo Oim dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, perché nel frattempo però anche se in questo momento non ci sono stati sbarchi, sappiamo che il flusso migratorio non si ferma. Quali sono, insomma, raccontiamo di una traversata sempre complicatissima e soprattutto delle morti in mare, puoi aiutarci a fare un po' il punto della situazione? Esattamente, quello che ci preoccupa molto quest'anno è il numero dei morti. Siamo arrivati a 824 morti dall'inizio dell'anno rispetto ai circa 570 dell'anno scorso. In questi ultimi 10 giorni abbiamo calcolato quasi 300 morti tra i cadaveri che sono stati ritrovati anche in Tunisia e in Libia. Quindi diciamo che questa rotta sta diventando molto pericolosa, non soltanto la rotta che viene dalla Libia, ma anche la rotta dalla Tunisia. Abbiamo visto lunedì scorso tanti naufragi. Quindi questo numero di morti continua a salire. Nei primi tre mesi del 2017 c'è stato il massimo numero di morti, non succedeva più, no, nei primi tre mesi di quest'anno sono stati registrati più morti di quelli registrati nel 2017, che era stato il picco, insomma, delle morti dei primi mesi dell'anno. Quindi come OIM siamo molto preoccupati e pensiamo sempre che manchi un sistema di pattugliamento in mare. La Guardia Costiera sta facendo un grossissimo lavoro adesso al largo di Lampedusa, ma chiaramente non ce la fa, perché queste persone purtroppo naufragano molto facilmente, viste le condizioni in cui sono messe in viaggio dai trafficanti. Sappiamo delle partenze continue, appunto, dalla Tunisia, da Sfax, su questi barchini in ferro che il procuratore di Agrigento ha definito delle gare bare galleggianti, ma anche i pescatori le definiscono trappole di morte. Sì, sono barchini che abbiamo cominciato a vedere da ottobre, non l'avevamo mai visti prima. Di solito dalla Tunisia si arriva con barche di legno che sono tendenzialmente più sicure. La Tunisia è una rotta sicuramente meno pericolosa di quella libica storicamente. Quella libica è molto più lunga, molto più pericolosa per i migranti. Invece la tunisina è leggermente meno pericolosa. Quest'anno però se si parte con questi barchini di ferro che sono veramente fatiscenti, i morti ci sono, perché appunto non sono fatte per navigare questi barchini. Quindi questo è preoccupante, sono effettivamente delle bare di ferro, sì. I morti ci sono, come sono anche difficili e complicati i salvataggi. Abbiamo visto in questi giorni anche la complessità da parte della Guardia Costiera che nel tentativo di salvarli, poi questi barchini si sono ribaltati, sono morti. Sappiamo anche della morte della mamma del piccolo Ismail. Dunque questa è la situazione qui a Lampedusa per il momento, vi restituiamo la linea.